E rieccoci in Mondo Donna. Parlavamo prima del ruolo delle donne in politica, in questo particolare periodo storico in cui l'Italia per la prima volta ha un presidente del Consiglio donna. E in questa seconda parte della trasmissione abbiamo un nuovo ospite. L'ospite è Rachele Mussolini di Fratelli d'Italia. Buonasera, benvenuta. Buonasera, grazie, grazie a voi per avermi invitata. Grazie a lei per essere qui. Allora, dicevamo prima, intanto immagino, visto il suo partito appartenenza, sarà felice e orgogliosa di avere finalmente un presidente del Consiglio che non solo è del suo partito, ma è anche una donna come lei. Allora, io innanzitutto sono contenta di avere finalmente l'espressione di un presidente del Consiglio, una figura politica, un presidente preparato che ha una visione e ovviamente sicuramente il dato da sottolineare, direi che lo possiamo sottolineare adesso, ma poi dopo diciamo che saranno i fatti a parlare. Sicuramente è un momento storico perché il Presidente Meloni verrà ricordata nei libri di storia come primo Presidente del Consiglio donna, prima espressione, diciamo, primo Premier d'Italia declinato al femminile. Quindi sicuramente un riscatto per tutti gli italiani e una punta di orgoglio sicuramente per le donne. E quanto a suo avviso il fatto di essere donna può aver aiutato oppure può essere stato d'ostacolo sia per Giorgia Meloni sia per lei? Perché lo ricordiamo ai nostri telespettatori, lei ad esempio alle ultime elezioni capitoline è risultata la più eletta, la più votata con oltre 8.000 preferenze, stracciando tutta la concorrenza. Ecco, il fatto di essere donna è un vantaggio o uno svantaggio in politica? Ma io credo che sicuramente diciamo, la donna, cioè ancora oggi esistono, purtroppo esiste una sorta di discriminazione, quindi sicuramente emergere e quindi fare carriera in qualsiasi tipo di professione sicuramente è difficile per una donna rispetto ad un uomo. E vorrei dire ragione in un ambiente come quello politico dove sicuramente attraverso l'introduzione delle quote rosa c'è una rappresentanza anche femminile, però chiaramente poi per emergere, per diventare davvero leader, bisogna avere qualcosa dentro, qualcosa E che è ancora l'ultima. ovviamente diciamo, dal sesso della persona. E in questo caso Giorgia Meloni è riuscita a calare tutte le posizioni, iniziando a fare politica da giovanissima, in un mondo ovviamente, quello che doveva essere il mondo diciamo, di 20-25 anni fa, 30 anni fa, ancora più schiavo no? di determinate visioni, determinate, tra virgolette, discriminazioni. Ed è riuscita a scalare tutte le posizioni senza avere mai nessun tipo di sconto. Quindi diciamo che il fatto che lei oggi copra questo incarico sicuramente è un buon auspicio per tutte le donne, perché ovviamente insomma non tutte raggiungeranno, nessuna potrà raggiungere quella cima che lei ha raggiunto, però mi è piaciuto tantissimo nel discorso che lei ha fatto di aver diciamo, sottolineato la difficoltà di tutte le donne. Poi lei giustamente ha detto io sono arrivato dove sono arrivata, ma io, noi rivolgendoci ovviamente al Parlamento, siamo privilegiati, abbiamo diciamo, la possibilità ovviamente facendo dei grossi sacrifici, perché comunque anche scalare posizioni politiche e arrivare dove è arrivata lei significa purtroppo mettere da parte e anche cioè, diciamo, rinunciare. No? Degli affetti familiari per una donna, per una mamma è ancora più difficile, però lei cerca di conciliare il tutto, quindi è davvero impegnabile. Però poi è normale che le donne normali, le comuni, le donne che hanno un lavoro e che devono gestire una famiglia, dei figli,
e diciamo sono prese da mille difficoltà, strozzate veramente da mille complicazioni e imprevisti, cioè noi lo sappiamo perfettamente, ci vorrebbe per noi una giornata veramente 48 ore, lo viviamo ogni giorno, lo viviamo sulla nostra pelle, lei ha menzionato la sottoscritta, ebbene io anche, cioè devo dire che fare politica, io sono un umile consigliere comunale, però fare diciamo politica, fare consigliere comunale, cercare di farlo bene, quindi essere un amministratore locale, però essere anche una donna ed essere madre è veramente, veramente tanto, tanto più complicato. Io mi rendo conto di avere molte più difficoltà e complicazioni rispetto ai miei colleghi uomini. E tra queste complicazioni, che, cosa che forse per chi viene dal centrosinistra non è, ce n'è una in più. Immagino che per lei sia ulteriormente forte visto il suo cognome. E, rispetto a questo, io vorrei far vedere un intervento di Giorgia Meloni di qualche tempo fa che raccontava di alcune domande ricevute da alcuni miei colleghi giornalisti. Parliamo di tutto questo, cerchiamo le nostre proposte, facciamo, ci interroghiamo, ci confrontiamo, eccetera. Poi arriva il giornalista di turno e a uno dei nostri delegati fa questa domanda. Senta, ma questa maglietta scura che porta? Boni, perché è vero, eh? Questa maglietta scura che porta è un omaggio alle camicie nere? Onorevole Mussolini, immagino che lei chissà quante volte si sarà sentita dire cose del genere da alcuni miei colleghi. È così? Ma io diciamo che più che dai colleghi, sì, quando sono stata eletta l'anno scorso, che sono risultata appunto la votata su Roma, diciamo che c'è stato molto clamore e mi hanno anche, tra virgolette, tu poi oltretutto non ti chiami solo Mussolini, mi porti anche il nome Rachele. Bene, quindi ho scoperto che era un problema anche chiamarsi Rachele, ovviamente, il nome di mia nonna, della mia nonna. Il fatto è che la cosa curiosa è che io non è la mia prima consigliatura, la prima volta eletta nel 2016, e venni diciamo eletta con un pugno di voti all'epoca, quindi la cosa al cuore, però io sempre era che mi chiamavo, ma la cosa non destò curiosità, la destò ovviamente nel momento che presi 8.600 voti, però io tengo a precisare qualcosa che me è ovvio, il fatto che comunque se in 5 anni io sono riuscita a raggiungere questo risultato è stato sicuramente anche grazie a quel lavoro che le dicevo faticosamente, ho cercato di coniugare con ovviamente i familiari, ovvero io mi sono completamente dedicata alla mia attività di amministratore locale, posizione con grande passione, e evidentemente sono riuscita a raggiungere, diciamo, pur essendo ovviamente stando in maggioranza, ho raggiunto dei risultati e quindi sono stata premiata, sono stata ovviamente anche sostenuta da tutta la mia comunità politica che ha creduto in me, ha investito nella sottoscritta, direi a prescindere dal cognome, perché ovviamente diciamo che era la piano che ci sarebbero state delle critiche, però le dico anche che queste critiche alla fine ormai non
perché nel mio lavoro quotidiano io sono abituata a confrontarmi soprattutto con chi, nel mio caso ovviamente a livello comunale, governa la città, quindi con la maggioranza del Partito Democratico. E dico, io con i miei colleghi, con i colleghi ho un ottimo rapporto, lavoro sui temi e cerco soprattutto di portare sempre un'opposizione costruttiva e cerco ovviamente di andare a decidere, seppur in opposizione, su quelli che sono i temi che non hanno colore politico ma che vanno nell'interesse della città. Quindi io paradossalmente mi relaziono più con i miei colleghi del Partito Democratico che con i miei colleghi di Fratelli d'Italia, perché ovviamente siccome io voglio portare a casa dei risultati, li devo portare e devo interloquire con chi al momento sta governando la città. Ecco, una mia curiosità personale, visto che abbiamo parlato del suo cognome, e ovviamente credo che molti telespettatori pensino a suo nonno e a sua nonna di cui lei porta il nome di battesimo, ma a me viene in mente anche suo padre, che ho avuto anche l'onore di conoscere e di apprezzare in diversi suoi concerti. Lo ricordiamo, suo padre era Romano Mussolini, uno dei più grandi jazzisti italiani. Ecco, oltre alla passione politica, hai ereditato anche la passione per la musica? Allora, io purtroppo non ho ereditato le sue doti artistiche, quindi non sono un momento, però sicuramente ho ereditato l'orecchio musicale, sono intonata, ma ho ereditato una grande passione per la musica e per l'arte in generale, per il cinema. La musica, il cinema, l'arte sono sicuramente nel mio campo di interesse e per questo sicuramente ho subito l'influenza di mio papà, ma anche l'influenza di mia mamma, che era a sua volta è stata un'attrice di teatro e che poi ha smesso di lavorare per starmi vicino. Ecco, quindi riagganciandoci anche un po' al tema di oggi, no? Quindi le difficoltà incontrate dalle donne. Ecco, io diciamo questa testimonianza ce l'ho anche in famiglia, nel senso che appunto quando i miei genitori si sono conosciuti, mia mamma era un'attrice proiettata, lavorava nelle più importanti compagnie teatrali, innanzitutto quando si sparse la voce che frequentava Romano Mussolini, diciamo le venne detto chiaramente che se lei poi avesse voluto fare una carriera televisiva sicuramente accompagnarsi al figlio del Duce non l'avrebbe aiutata, ma mia madre insomma non, diciamo che come si dice a Roma se n'è fregata, perché era innamorata, era profondamente innamorata di mio padre, quindi non cedette a questo ricatto. Però ecco, le dico, quando poi morì soprattutto la mia nonna materna, che si occupava di me quando magari anche mia mamma era in tournée, quando morì mia nonna, che io avevo diciamo circa 6 anni, mia madre poi rinunciò a proseguire la sua carriera per starmi vicino, perché giustamente lei ragionando ha pensato, c'è già mio marito che ovviamente è un artista, è un musicista e quindi già mio padre non era presente tutti i giorni a casa, non avere neanche la figura femminile avrebbe sicuramente rappresentato un problema. Quindi lei lo ha fatto, non ha mai rimpianto questa scelta, l'ha fatto con piacere, però ha dovuto, diciamo tra virgolette, rinunciare ad una carriera che le dava grande soddisfazione e grande gratificazione. Abbiamo sentito anche nel discorso di insediamento di Giorgia Meloni proprio sottolineare questo problema, cioè il desiderio da parte del nuovo governo di fare in modo che le donne non debbano trovarsi di fronte a una scelta di questo tipo, cioè o la carriera o il lavoro, come nel caso di sua madre. Parlavamo in un'altra epoca, come diceva prima, lei è una delle testimonianze della possibilità di conciliare questi due ruoli. È una cosa possibile, è una cosa che può essere migliorata, o una cosa che si fa ancora con fatica come ai tempi di sua madre? Guardi, le dico, diciamo sicuramente oggi c'è anche un concetto di collaborazione diversa tra genitori, anche nella gestione dei figli.
Però le dico che è ancora molto, molto, molto complicato perché comunque la maggior parte diciamo, delle incombenze ricadono sempre sulla mamma. E quindi per quanto io ovviamente possa contare sulla collaborazione del papà e anche sulle nonne, soprattutto sulla nonna paterna che abita qui a Roma, e quindi voglio sottolineare però anche davvero il ruolo prezioso che hanno nella nostra società i nonni, perché davvero senza la loro figura davvero noi avremmo ancora meno chance. Ed ecco che il discorso di Giorgia Meloni va proprio in questa direzione, cioè il fornire alle donne lo strumento per poter, come ha sottolineato, non dover scegliere tra diciamo, portare avanti una carriera che possa essere gratificante, ma è comunque allo stesso tempo poterlo conciliare, declinare anche con l'essere genitori, essere madri. Ecco, purtroppo, ecco, io ho molta fiducia nel lavoro che farà questo governo, anche in questo senso, e posso dire anche che nel programma di Fratelli d'Italia, anche che noi abbiamo sempre portato anche a livello comunale. Noi abbiamo sempre sottolineato la grande importanza anche delle scuole, dell'asilo nido, il prolungamento degli orari dei nidi, proprio per venire incontro alle esigenze dei genitori, alle esigenze delle mamme. Quindi veramente le dico, c'è ancora tanto da lavorare perché comunque si fa veramente molta, molta fatica a conciliare tutti gli impegni. Abbiamo parlato del ruolo delle donne, del ruolo dei nonni che lei ha sottolineato giustamente e anche di come in questi ultimi anni e decenni anche gli uomini abbiano un maggiore ruolo all'interno della famiglia, una maggiore collaborazione. Uno invece dei punti su cui voi politici di destra, di centrodestra, siete spesso attaccati, è invece quello dei diritti LGBT. E vediamo un breve filmato di un episodio avvenuto durante la recente campagna elettorale. Buonasera a tutti, grazie per essere qui, grazie. Grazie per il vostro entusiasmo, per la vostra presenza, grazie, me la vuoi dare? Grazie. Sì, mi ricordo, me la vuoi lasciare? Me la vuoi lasciare? Mi ricordo, mi ricordo. Va bene, tu vuoi tante cose, ognuno vuole delle cose. Ognuno vuole delle cose. Aspetta, scusami. Tu vuoi delle cose, non devi scappare all'estero, tu vuoi delle cose, io voglio il diritto di pensarla in maniera diversa, è la democrazia, si può non essere d'accordo, io e te non siamo d'accordo, ci rispettiamo non essendo d'accordo. Grazie per essere stato qui, ciao, vabbè, lo so, va bene, hai già le unioni civili, quindi puoi fare quello che vuoi, fermi tutti, puoi fare quello che vuoi, posso andare avanti? Accaduto durante la recente campagna elettorale per le politiche. Onorevole Mussolini, le chiedo, sono delle critiche giuste quelle che vengono fatte al centrodestra in merito ai diritti delle persone gay, delle persone trans? Allora, innanzitutto fughiamo subito un dubbio. Non ci sarà nessuna, diciamo, un governo di centrodestra non significherà la restrizione di alcun diritto. Quindi i diritti che sono stati giustamente conquistati verranno tutelati, non solo mantenuti, ma tutelati. Mi sembra che, tra l'altro, la reazione che ha avuto Giorgia Meloni durante quel comizio è stata una reazione di grande, diciamo, davvero di grande spessore e livello di democrazia, perché effettivamente si può essere liberi di pensarla in maniera diversa pur rispettandosi. Detto tutto ciò, lei poi pone questa domanda alla persona sbagliata all'interno di Fratelli d'Italia, perché lo sanno anche i muri, lo sanno tutti i miei colleghi di Fratelli d'Italia, anche i colleghi che ormai stanno molto in alto. E io, diciamo, a dispetto di quello che può sembrare per via del mio cognome, sono una delle figure più aperte per quanto riguarda, diciamo, i diritti
cosiddetti diritti civili, l'ho anche già detto in un'altra intervista, se io fossi stata in Parlamento nella passata consigliatura, quando si votarono le unioni, e ovviamente il mio partito, immagino, votò contro, io sicuramente avrei votato senso dal mio partito, cioè io avrei votato a favore dei civili. Quindi questo per dirle che poi anche all'interno del mio partito, ovviamente, come ripeto, la Meloni lo ha ribadito, se ce ne fosse bisogno, anche nel bellissimo intervento che ha fatto quando ha chiesto la fiducia, lo ha ribadito una volta in più, che verranno tutelati e mai estesi i diritti, perché anche sulla 194 è stato detto di tutto. Diciamo che il punto chiaro da sottolineare è che la 194 non verrà toccata, ma verrà, diciamo, a 360 gradi applicata. Quindi ci sarà si andrà nell'ottica sempre di aiutare quelle donne che invece magari sono non vedono una scelta, e quindi sono costrette magari a prendere una scelta molto una scelta che credo poi rimanga una piaga tutto il resto della vita. Io non ho mai provato una cosa del genere, ma immagino che sia così. Ecco, a dare alle donne la possibilità realmente di scegliere se portare avanti la gravidanza o se invece non portarla avanti, per mille motivi che sono assolutamente rispettabili. Quindi diciamo che il mio partito non ha intenzione di restringere alcun diritto, che i diritti siano stati, diciamo, che le libertà le abbiano, diciamo, dettate coloro che sono venuti prima di noi. Non sarà certo il caso di un governo di centrodestra che limiterà e sui diritti civili ho già espresso anche la posizione personale, che è, diciamo, addirittura anche molto più meno scrupolosa rispetto ad alcune posizioni e ad alcune sensibilità che ci sono anche all'interno del mio genitore politico. La ringrazio, onorevole Mussolini. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto, ma spero di riaverla qui ospite nelle prossime puntate della nostra trasmissione. Grazie ancora. Grazie a voi per avermi invitata e buon lavoro. Grazie. Ebbene, si chiude qui questa puntata di Mondo da Onna. Grazie a tutte e tutti per essere stati qui con noi e buona prosecuzione con gli altri programmi Gusano News 7.